L'Associazione di genitori di giovani diabetici della Basilicata ha compiuto 5 anni e per l'occasione l'amministrazione comunale di Potenza ha voluto donare all'associazione e alla città tutta una panca blu che è stata inaugurata all'interno della villa di Santa Maria. Un modo originale per condividere e festeggiare un compleanno importante, ma anche per sensibilizzare e informare su una patologia silente, il diabete giovanile, che colpisce bambini e ragazzi in età infantile e adolescenziale. Questi anni l'associazione ha svolto vari compiti e innanzitutto abbiamo una rilevanza di quello che è il diabete giovanile riconosciuto in Basilicata, che prima non c'era una rappresentanza. Fra i traguardi che abbiamo ottenuto siamo in Commissione regionale diabete, abbiamo ottenuto il sostegno psicologico nel principale centro di diabetologia pediatrico, abbiamo un progetto per l'accoglienza laddove viene diagnosticato il diabete, facciamo dei progetti per la scuola, abbiamo rinnovato il protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola. Ovviamente la strada è ancora lunga e tante altre attività ci prefiggiamo di realizzare al più presto. All'inaugurazione erano presenti il sindaco di Potenza Mario Guarente, l'assessore all'ambiente Maddalena Fazzari e l'assessore alle politiche sociali Fernando Picerno. Devo ringraziare la presidente Angela Possidente e tutti gli associati perché da 5 anni, che peraltro compiono oggi, dedicano un'attenzione particolare ad un killer silenzioso, così l'ha definito la dottoressa che è intervenuta poco fa, che è il diabete infantile. E quindi questa panchina ha lo scopo non solo di tributare un ringraziamento all'associazione, ma anche di far interrogare le persone che frequenteranno questa villa, questo parco, su questa patologia e sensibilizzarli sulla prevenzione, perché la prevenzione è fondamentale, è una malattia con la quale si può convivere se la si conosce e se la si affronta.